Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale Leggere Fotografia. Oggi leggiamo un libro decisamente a tema con le vacanze estive, un libro veramente spensierato, delicato direi. E ho cambiato un po' i miei piani perché volevo in realtà leggervi in questo mese di agosto due libri di autori italiani, però ho cambiato appunto un po' i piani per essere più a tema, diciamo così. E il libro lo faccio vedere subito, è questo qui, Un'estate con te di Claude Nourrit. Questa è la terza edizione del 2018, ce ne sono altre due, una del 83 e una del 2001, che si chiamavano Un'estate italiana, poi come vi spiegherò. Prima però di addentrarci nel libro, ci tenevo, diciamo così, a fare un po' di pubblicità del tutto volontaria e gratuita al negozio dove ho comprato questo libro, che si chiama Tana Libri Tutti, scusate, che è un negozio in realtà di libri per bambini, ma ha un piccolo scaffale con tanti libri più di nicchia dove insomma se andate poi potrete trovare tante cose interessanti, proprio veramente delle piccole perle, e tra cui questo libro che stavo poi cercando, ero andato appunto lì per questo libro. E niente, faccio pubblicità perché sono realtà che credo ci siano sempre meno, esistano sempre meno. Per esempio a Napoli non esistono, a parte le grandi librerie, Feltrinelli, Mondadori e così via, che però offrono sempre più o meno i libri più commerciali. Ecco, queste piccole realtà più di nicchia sono veramente rarissime, e a Roma, qui in quel quartiere Ostense, ho trovato questa libreria, Tana Libri Tutti. Poi nel prossimo video magari vi parlo anche di un'altra libreria, diciamo così, perché è un po' più particolare. Che ho avuto il piacere di frequentare, ma ve lo racconto poi magari nel prossimo libro. E niente, veniamo a noi. Prima di aprirlo e sfogliarlo insieme, facciamo una piccola introduzione. Claude Nourrit è un fotografo francese i cui genitori erano di origini italiane, e ogni estate lui da ragazzino veniva con i genitori a Rimini, Riccione, per passare appunto le ferie estive. E quindi in questa prima parte, che poi se comprate il libro troverete veramente molto interessante, perché lui appunto racconta un po' quei ricordi e un po' quello che invece oggi trova se osserva i ragazzi, le ragazze, nelle loro estati, come queste siano cambiate, perché appunto questo libro parla appunto proprio delle vacanze, più che degli italiani, proprio di ragazzi. Quindi è un'estate non soltanto intesa come periodo dell'anno, ma anche come periodo della vita, poi lo vedremo meglio dopo. E quindi lui racconta un po' quando andava a Rimini, Riccione, vedeva le ragazze italiane che gli sembravano bellissime, ma anche incontrava persone del nord Europa, e ricordo di come poi crescendo avesse acquisito un po' più di coraggio e le invitava a prendere un gelato quando trovava appunto il coraggio, e di come questi suoi ricordi fossero così forti che poi quando lui è diventato un fotografo è stato naturalmente spinto a frequentare sia quei luoghi, Rimini, Riccione, ma poi tutta Italia, tutte le spiagge, per fare un grandissimo, come si dice, affresco della società italiana, ma più specificamente dei ragazzi, degli adolescenti. E lui girava con Luigi Ghirri, che è stato un grande fotografo italiano, ma anche professore, insomma una mente fotografica, una delle grandi menti della fotografia italiana, e è stato suo grande amico, e raccontava, insomma racconta qui di
di queste sue passeggiate, di come andasse in giro a differenza di Luigi Ghiri con un materiale molto leggero, una macchina addirittura molto plasticosa, diciamo così, mentre il collega poi andava girando sotto il sole con attrezzature decisamente più pesanti. E di come forse poi addirittura la scelta di fare il fotografo sia nata proprio per avere l'opportunità di prolungare, attraverso anche questo poi suo lavoro sulle estati italiane, di alimentare un'idea e di alimentare come dire, quella parte di ragazzo, di adolescente che lui non voleva, da cui lui non voleva distaccarsi. E ci parla anche di come secondo lui si sia persa l'idea un po' come dire, di comunità, come i ragazzi oggi forse sono davanti allo smartphone. E non c'è più, non vede più invece quel senso di comunione, di stare insieme che vedeva allora e che ha fotografato allora. Qui vedete la sua 500, dice: la mia 500 fu una compagna meravigliosa per i miei viaggi. La 500 con cui lui girava l'Italia. E racconta ancora di come, questo non per fare, diciamo, una difesa, un'apologia del passato, che ovviamente non può essere così, ci sono tante cose oggi che sono molto meglio di come erano in passato, però dice anche come paradossalmente internet, che dovrebbe renderci più connessi, in realtà ci rende più diffidenti perché i dati, le immagini sono diffuse ovunque, per cui dice forse per me oggi sarebbe molto più difficile fare quelle foto. E perché paradossalmente si preferisce fare il selfie, l'autoscatto, insomma, non ci si fida più a farsi lasciarsi fotografare. E no, quindi tutti questi suoi ricordi, queste sue considerazioni voi le trovate in queste prime pagine. E se comprate, insomma, leggete di queste prime pagine, tra l'altro il libro è in italiano, e qui, insomma, ogni pagina c'è scritto dove è stata scattata, quando, e quindi veramente qui ci accompagna in un viaggio da nord a sud dell'Italia. E nulla, io ora passo a sfogliare insieme a voi questo libro davvero eccezionale e niente, spero che vi piaccia e a dopo. Ed eccoci qui sul libro di Claude Nourrit, Un'estate con te, con questa copertina che avete già avuto modo di conoscere, molto tenera, ancora più tenera se si conosce la storia che è scritta poi dietro, la storia di questo scatto, ed è riportata dalle parole della stessa ragazza che si chiama Graziella e che oggi ci racconta, insomma, com'è andato quell'episodio, da dove è nata quella fotografia. Dice che stava con il suo fidanzatino e il fotografo le aveva semplicemente notate e gli aveva chiesto di mettersi, diciamo, vicino a uno scenografico, a una scenografica cabina, questa gialla e rossa, e gli aveva chiesto di darsi un bacio, solo che i due non si erano mai baciati, e quello fu la loro prima volta, insomma il loro primo bacio fu proprio quello davanti all'obiettivo. E ora vi apro un po' queste prime pagine che avete già avuto in realtà modo di vedere con questa introduzione abbastanza lunga e bella veramente di Claude Nourrit, dove tra le altre cose che vi ho già citato ci spiega puntualmente quali sono state le tre edizioni. La prima del 1983 si chiamava Vacanze Italiane, poi c'è stata, ed era la prima appunto con meno, quella che aveva meno fotografie, e poi nella successiva, nel 2001, lui ha aggiunto anche delle fotografie cartolina, diciamo così, che sono queste qui appunto, dove c'erano appunto queste cartoline che lui aveva comprato e collezionato in Italia, a cui lui però aggiungeva, faceva dei collage, diciamo così, aggiungeva delle foto che aveva scattato lui, appunto con i due ragazzi che già abbiamo imparato a conoscere, oppure con questa ragazza.
Questa era l'edizione appunto del 2001 che lui dice è andata a ruba, e poi siamo arrivati a questa di oggi del 2018, scusatemi. E qui anche racconta con un po' di amarezza, nostalgia, di come lui avvertisse la morte dell'amico Luigi Ghirri anche come la fine di un'epoca, di quegli anni Ottanta vissuti con allegria, spensieratezza, e di come quel pensiero in realtà poi fosse andato via, fosse scomparso. Lui non ritrovava più quella mentalità, quel modo di vivere che aveva gustato nell'adolescenza e facendo il fotografo negli anni 80 per le spiagge. Ecco, quel periodo, dice lui, è finito, non lo vedo più ora nell'Italia di oggi. E qui ci sono due foto molto belle, bellissime. Questa mi ricorda una foto di un fotografo americano, Tony Ray Jones, di cui magari parleremo in futuro. E è bellissima per tante ragioni questa foto. Il momento di questo abbraccio tra queste due persone che risalta, che spiccano in mezzo alla folla, sia perché, diciamo, dal punto di vista compositivo, tutte le persone qui sono vestite quasi tutte in nero e loro spiccano. Il nostro occhio punta subito su questi due soggetti e lui sembra molto preso, lei forse anche, ma non si capisce, un po' distratta. C'è veramente un mondo così pieno, ma pieno di interrogativi anche. E trovo molto forte e veramente efficacissima la scelta di posizionare i due soggetti qui sul lato destro della foto e lasciare il mare, grande spazio al mare, sia perché, diciamo, fa risaltare un po' i soggetti, ci aiuta a farli venire fuori, sia perché a me è venuto in mente quando, sapete, si legge nelle poesie, nelle canzoni, l'amore grande come il mare, profondo come il mare. E perché? Perché lascia proprio, in qualche modo, ci lascia percepire, sfiorare quell'idea di qualcosa, di un sentimento appunto così vasto che può essere misurato. Sì, il mare, la profondità può essere misurata, ma con grande difficoltà, stimando, diciamo, senza mai avere una precisione, scientifica, diciamo così. Quindi questo mare è in realtà, anche questo mare, un racconto che è funzionale, si sposa al racconto di queste due persone, di questo ragazzo e questa ragazza. Ci accompagna in qualche modo, e ci fa, in qualche modo sfiorare quello che è il mondo in cui, diciamo, queste due persone sono racchiuse, un mondo quindi vasto, ma allo stesso tempo indefinito, calmo ma agitato, perché attraversato da questo traghetto. Quindi vedete, come una foto che sembrerebbe così semplice, quante cose poi in realtà ci lascia immaginare. E la stessa cosa, lo stesso discorso vale per quest'altra fotografia. Qui la presenza umana è ancora più forte perché non c'è, è l'ombra che in qualche modo rende universale questo bacio. E qui c'è anche questa struttura che non credo sia un lampione, ma in questo gioco di ombre, perché lui sfrutta, diciamo, la luce che gli viene dalle spalle. E in questo gioco di ombre, questo assomiglia a un lampione che quasi getta una luce sui due amanti, quindi diventa veramente una foto intensissima. Oltre al fatto che ci mostra una sua grande abilità, che vedremo anche dopo, cioè di sfruttare elementi che sono poco fotogenici, diciamo così, quindi le strutture in metallo e così via, ma le utilizza per dare una narrazione. E a suo favore, appunto, per darci una narrazione, per regalarci una narrazione, così come anche abile poi a contestualizzare il tutto. Qui si vede il mare. Vediamo questa immagine 23, è appunto Stromboli del 1990. Lo stavo per dire perché ci sono stato a Stromboli e mi sembrava appunto lo Stromboli. Quindi qui vediamo il vulcano addirittura. Quindi diamo già un assaggio della grande capacità
narrativa e la sua grande sensibilità, la grande sensibilità del fotografo francese. Arriviamo qui ancora a quest'altra foto, sempre sul traghetto, perché qui Claude Nourrit ci accompagna in traghetto verso la destinazione estiva, quasi ci fa salire su questi traghetti, su questi vaporetti, insieme a questi ragazzi che si recano in vacanza, quindi quasi come se ci stessimo recando in vacanza insieme a loro verso le mete estive. E ancora qui la grande contestualizzazione e il racconto un po' controcorrente. Prima abbiamo visto il bacio, i due baci, e qui invece un uomo che si riposa, e anche qui grande abilità nello sfruttare le luci, le ombre, tutto è, il volto qui è incorniciato dalle ombre molto dure che chiudono tutto. Ma è perfettamente leggibile l'espressione, così il volto è molto plastico ed è appunto si staglia su questa tela che poi diventa, su questa tela bianca, su questa struttura che diventa una tela bianca. Tutto, come dicevo, contestualizzato col mare e la costa dietro. Anche qui vedete questa foto di tutti questi ragazzi di schiena e come è, diciamo, graficamente ha un forte impatto perché tutti i soggetti, come abbiamo visto anche in altri, per altri fotografi, sono, ognuno occupa una propria zona, sono distaccati gli uni dagli altri e guardano tutti verso un punto che non sappiamo, forse è questo pallone che sta volando in aria. E quindi qui c'è tutta una storia, un'eventuale storia anche che viene, diciamo, innescata nella nostra mente. Qui passiamo a un'altra foto bellissima, è veramente bellissima. Ecco, uno dei grandi temi di questo libro, e che lo stesso autore poi riporta all'inizio, è diciamo, il ruolo del fotografo. C'è un ruolo che lui gioca e che è sempre in bilico tra la posa, perché lui chiede spesso ai ragazzi di farsi fotografare, e la spontaneità, cioè il suo intervento nella foto è ovvio che c'è, però la sua grande capacità, la capacità di Claude Nourrit, è quella di riuscire comunque sempre a regalarci dei momenti, delle istantanee profondamente spontanee. È logico che questi due ragazzi sono in posa, lui li ha chiamati, gli ha chiesti, lo guardano in maniera diretta, ma il loro sorriso dà comunque un'idea di grande naturalezza. E il tutto è incorniciato invece dall'altro tema, cioè quello con cui lui gioca e cerca di tenersi in equilibrio, cioè la spontaneità del momento. Quindi questi soggetti, questo primo piano, questo secondo piano, che sono agli opposti ma non in contrasto. Ecco, questi due soggetti ci raccontano proprio questa capacità di Claude Nourrit, questa cornice di questa persona ci dà proprio questa idea, la spontaneità e la posa che in qualche modo si rincorrono, si susseguono. Lui ci racconta anche di come, poi vedremo anche dopo, molti ragazzi, molte ragazze diciamo, erano molto ben predisposte verso il fotografo, forse perché all'epoca la macchina fotografica era vista come un mezzo, un trampolino di lancio per le riviste o altre cose. Quindi quasi come se queste persone, queste ragazze in particolare, riponessero un'aspettativa, cioè quella poi di che quella foto che gli era stata scattata dal fotografo poi potesse essere un trampolino di lancio per una rivista, per una carriera, insomma, in qualche modo. E qui siamo a Napoli, vi ho detto, queste foto vengono scattate tra Rimini, Riccione, Napoli, ma anche la Sicilia. E questa è Napoli, se voi andate a Napoli più o meno trovate lo stesso scenario, cioè ci sono sempre
i baracchini che vendono i taralli caldi, le auto sono cambiate, c'è la pista ciclabile, certo, però vedete come lui racconta anche il contesto, racconterà anche come vedremo i mezzi di trasporto, il motorino. Qui vediamo, abbiamo anche un saggio della sua grande capacità di sfruttare i colori. Lui sfrutta questa somiglianza tra queste due ragazze, che forse sono sorelle, anzi quasi sicuramente lo sono perché si somigliano molto, e sfruttare anche quelle che sono le cabine coloratissime degli stabilimenti balneari. Ecco, come vi dicevo prima, si arrivava in spiaggia con i motorini, li si lasciava proprio a ridosso della spiaggia. Ecco, qui vedete questi due ritratti, sono sempre la stessa persona. Lui qui crea una scacchiera bianco-nero, nero-bianco, ma una scacchiera che gioca quindi sugli opposti, non soltanto dal punto di vista del bianco e del nero, nero-bianco, ma anche della sensazione che ci dà. Qui c'è una sensazione, come vi dicevo, torna al tema della spontaneità, sembra quasi che il fotografo si sia avvicinato a queste due ragazze e gli abbia fatto un ritratto veloce, quasi sembrano colte di persona. E qui invece c'è più un aspetto di posa, come vediamo. Qui lo hanno accettato, lo guardano, gli sorridono. Quindi la posa, però, la spontaneità, ma anche la posa dà un'idea di grande genuinità in qualche modo. E anche in questa foto ritroviamo un po' il discorso che vi dicevo prima, questa foto scattata a Napoli, c'è cioè della posa e della spontaneità e della spensieratezza soprattutto. Vedete come questo braccio disegna delle linee che si accompagnano alle altre disegnate dal corpo e dalla colonna della terrazza. E qui praticamente mostra solo lo sguardo, qui invece c'è il sorriso che manca al soggetto di destra, si trova pienamente qui nella ragazza di sinistra. E qui ancora una volta l'abilità nello sfruttare il colore e nello sfruttare, come vi dicevo prima, elementi che strutturali, come può essere questa condotta, forse per il fumo, e quindi elementi che non si prestano a una foto, ma sfruttarli a proprio favore, utilizzando le ombre, facendo in maniera tale che queste ombre che sono alle sue spalle risultino quasi sedute su questa struttura metallica. E sembra quasi che i cappelli di queste persone poi fanno eco, sono ripresi dagli ombrelloni in paglia. Quindi qui vediamo la sua grande abilità nello sfruttare il colore e sfruttare anche il contesto, anche quello più, tra virgolette, diciamo così, inospitale. Arriviamo qui a un'altra foto. Qui mi catturava perché qui si vede come l'intento del fotografo sì, è quello di fare dei ritratti, ma questo ritratto, se noi lo andiamo a vedere dal punto di vista tecnico, è molto sbagliato. Ci sono le mani tagliate, la posa è piegata in avanti, ma non è questo quello che importa al fotografo. Quello che importa al fotografo è girare per le spiagge e trovare persone che lo accolgono in qualche modo e gli restituiscono quell'idea appunto di freschezza, di spontaneità tipica dei giovani, dei ragazzi che vivono l'estate in maniera felice, spensierata. Ancora una volta poggia questa persona su questa colonna, sempre a Napoli, qui si intravede
il Vesuvio, e quindi sono delle pose, però diciamo che sono in realtà funzionali a raccontare di come queste persone, come ci dice stesso lui, queste ragazze lo accogliessero nella speranza di essere ritratte e finire poi forse anche su una rivista, quindi come la loro posa fosse in qualche modo funzionale a questa loro fantasia. Ecco qui immagini a colori che lui ha scattato prendendo spunto anche dalle cartoline che comprava, come abbiamo visto all'inizio. Quindi qui c'è presumibilmente Capri. Ancora qui è Posillipo, se voi andate a Posillipo trovate ancora gli stabilimenti e le cose sono ancora praticamente più o meno così. E qui quindi è molto caratteristico vedere i palazzi a ridosso del mare, ma è comunque un luogo di vacanza dove i ragazzi si abbracciano. Ancora l'uso del colore e della luce. Sempre un'altra foto scattata, questo è il Palazzo Donnana a Napoli e le cose, come vi dicevo, se voi andate adesso a Napoli trovate ancora più o meno un ambiente del tutto simile a quelle di queste foto che sono degli anni 80. Qui vedete lui come va vicino a questa persona, che è questa ragazza che gioca in spiaggia con questa poi posa molto plastica, rafforzata anche dall'ombra alle sue spalle. L'utilizzo ancora una volta del colore come una cartolina, qui sono i rossi, gli azzurri, i costumi rosa. Ancora qui invece lavora su più livelli e vedete invece come quello che dà più contrasto in questo caso sono i soggetti vestiti in spiaggia, addirittura pantaloni lunghi. E lavora su più livelli perché c'è un primo livello di persone che guardano, poi queste diagonali disegnate dall'altalena a sinistra, ma poi un'altra storia ancora con il bambino sull'altalena. Ancora qui ritratti scattati a Napoli sugli scogli, anche questo trovate ancora oggi. E qui molto belle queste due scene, il pranzo con i ragazzi tutti accalcati, che però non danno un'idea, come dire, sì, di confusione, ma tutti insieme disegnano quasi un unico grande soggetto, grande corpo, che fa la stessa cosa, ci dà proprio in questo modo l'idea di comunità, anche l'utilizzo di una ripresa dall'alto ci aiuta in qualche modo a rendere questo agglomerato un tutt'uno, un unico grande essere umano. Forse se si fosse abbassato il livello dei ragazzini che erano seduti, che sarebbe tra virgolette la regola per fotografare chi è seduto in basso o i bambini, forse avremmo perso questo punto di forza, cioè i soggetti che tutti insieme, anche per il momento, diventano un unico soggetto. E anche questa foto è una delle mie preferite, perché siamo introdotti a questa scena da questo sorriso, questi sguardi che ci invitano a fare qualche metro in più con lo sguardo. E quindi qui abbiamo un'altra scena ancora con la bambina e la madre, la zia, insomma,
l'adulto. E poi le linee prospettiche, il punto di fuga, ma anche la scala che sale in alto, che crea un incrocio interessante, così come ancora gli adulti dietro che probabilmente parlano tra di loro. Una foto veramente per strati che diciamo ci spinge, funziona molto perché ci spinge a guardare continuamente da una parte all'altra della foto, e tutte queste linee, i gradini, le assi, questi altri pali disegnano delle geometrie interessantissime. In questa foto a colori invece, che sembra, cioè è proprio una tipica foto da vacanza, a me diciamo ha colpito perché notavo di come tutte le persone presenti nella foto sorridessero. Le ragazze, sia quelle che hanno notato il fotografo, ma anche quelle che non stanno notando il fotografo, quelle che sono più dietro, qui tutti diciamo sorridono, e quindi sono proprio adatte al, diciamo sia allo scopo del fotografo di restituirci un'idea, insomma, di spensieratezza ancora una volta. E sempre nell'introduzione iniziale, ecco, a proposito di questo, mi viene in mente di come lui raccontava, e tante persone che il fotografo in strada lo sanno, di quale invece fosse la frustrazione, la sua frustrazione nell'andare in giro durante il giorno e non trovare nulla di interessante, non trovare addirittura nemmeno le motivazioni per scattare foto. Lui poi tornava in albergo e rivedeva gli scatti, i rullini ovviamente, e tutto, però quando invece poi succedevano cose del genere, ovviamente per il fotografo anche la giornata diventa una buona giornata. Ancora qui mi piace tantissimo questa foto, anche qui che si gioca tra la spontaneità e la posa, c'è chi si mette in posa, chi è in posa ma più spontaneo, e comunque alle spalle diciamo la quotidianità della vita da spiaggia, del bar di spiaggia che va avanti. Abbiamo quindi il barista, il bambino che chiede qualcosa al barista, e vedete come questo ritmo dato anche dalle teste quasi richiama quello alle spalle dei soggetti con le piramidi di lattine e di bottiglie. E qui è la foto che trovate anche all'inizio del libro, e ci fa vedere proprio come è nata. Poi è una parte del libro dedicata, diciamo, soprattutto ai gesti d'amore, d'affetto, come questo momento ripreso anche da, diciamo, molto vicino, che ci fa notare come questo momento specifico, poi anche dal punto di vista proprio delle geometrie, sia armonico. Non soltanto è armonico all'interno delle due persone, ma l'armonia poi diventa anche dei corpi, dei fisici che si intrecciano e creano linee sinuose in qualche modo, aiutati anche poi invece dalla geometria rigida del pavimento. Ancora una volta la sua abilità a sfruttare il colore, le ombre, lo specchio in questo caso. Qui un'altra cosa di cui parla Ghirri è il jukebox, quando nella parte iniziale fa quella sua introduzione un po' velata di nostalgia, e il jukebox che poi dice, come tante altre cose, poi non c'è più. Lui parla anche della morte dell'amico Luigi Ghirri, del
del 92, e una morte che per lui è stata così dolorosa che dice quasi quella morte ha segnato la morte proprio anche di quello spirito che animava i ragazzi, gli italiani in quegli anni, e quella felicità che li animava è scomparsa insieme all'amico. I tempi sono cambiati, non ci sono più i jukebox. E poi racconterà anche dopo del suo rapporto con la fotografia digitale. Dice, la fotografia a pellicola regalava una magia che era quella dell'apparizione dell'immagine sulla carta in camera oscura. Quando appunto si sviluppa e si stampa la foto, l'immagine appare all'improvviso sulla carta. Quindi tutto quel processo, quel rituale è venuto meno, è diventato tutto un po' più fittizio secondo il fotografo. E anche qui questa foto la faccio vedere perché ovviamente è particolarissima, anche nelle situazioni più complesse e scomode c'è la voglia di ridere. E qui ci fa vedere ancora la sua abilità col colore, qui sfrutta diciamo il rosso e il bianco che poi si specchiano, diciamo così, giocano al rimando con questo soggetto che è vestito di rosso e di bianco, e con queste altalene piazzate in mare che facevano una bella pubblicità alla Coca-Cola. Ancora qui un altro momento che forse ognuno di noi ha vissuto, forse mi ha fatto pensare, questo il ritorno dal mare, anche la stanchezza, la voglia di mettersi sul letto e poi continuare a ridere, a scherzare. Quindi lui fa qui questo ritratto veramente, diciamo, potente quasi, direi, di queste persone, di questi ragazzi. La Vespa è immancabile negli anni 80. Ancora una volta come lui sfrutta le luci, le ombre, ci racconta, diciamo, come dire, la pausa e anche il momento di riposo. E questa è l'ultima fotografia, qui diciamo una fotografia che Roland Barthes direbbe ci fotografa il raro, questo è a Catania, e vedete il raro è la rarità, e vedere questo aereo dell'Alitalia che praticamente sembra quasi atterrare sulle teste dei bagnanti. E dunque questo viaggio è abbastanza lungo che Claude Nourry ha fatto e ci ha fatto fare per l'Italia attraverso i gesti, i momenti spensierati, i sorrisi, gli sguardi, insomma, tutto questo viaggio in cui lui ci ha portato finisce qui. E ovviamente chi ha vissuto quegli anni, io sono nato un po' dopo, però chi ha vissuto le vacanze, gli anni 80, insomma, potrà aggiungerci, come fa Claude Nourry, credo parecchia anche nostalgia. E nulla, noi ci vediamo per il prossimo video e vi auguro nel frattempo buone vacanze a tutti. Ciao, grazie.